Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, prima di iniziare, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così date un contributo al canale. Beh, detto questo, appena terminata la partita che si è svolta all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, Pisa, come? La partita è finita 1-1. Oggi ci voleva un solo risultato, cioè conquistare i tre punti. Perché l'ambiente lo chiedeva e c'era bisogno di un cambio di marcia, ok? C'era bisogno di un cambio di marcia. Ma che dire, l'Aquilani ha riproposto il 4-2-3-1, proponendo Valotti, Lisandro e Mlakar alle spalle di Moreo. Sugli esterni Esteves e Beruotto, con Veloso e Marin a guidare la regia in mediana. Che dire, i primi minuti sembrava insomma di averci magari il piglio, e invece al 12esimo Crotone ti spinge subito le speranze. Quindi su qualche errorino di Leverbe, insomma, l'errore in difesa, Crotone trova il tiro e non c'è stato niente da fare per Nicolas, incolpevole in questo caso, perché la buca era enorme, la voragine in difesa è stata enorme. E Crotone, se Crotone ha visto bene, di buttarla dentro. A questo punto è stata una doccia fredda, Pisa è andato in affanno, un bruttissimo primo tempo, io direi, bruttissimo primo tempo. A stento sei uscito fuori negli ultimi minuti, hai preso coraggio. La ripresa, siamo partiti bene, io direi bene. A questo punto troviamo Valotti, trova la rete su assist di Mlakar, servito da Tramoni. Quindi bene, un Pisa che, ecco lì a questo punto abbiamo visto il piglio, cerchiamo il piglio, a questo punto abbiamo visto il piglio giusto, ha avuto diverse occasioni buttate al vento, ma perché? Perché non hai una punta incisiva, perché Moreo non è una punta. Moreo torna titolare dopo un po' e le cose migliori le fa vedere in difesa. C'è niente da fare, Moreo è così, è inutile, cioè, difficilmente un calciatore come Moreo messo di punta vedrà mai la rete, è impossibile, perché gioca come difensore aggiunto, ormai è quello, no? Cioè, né più né meno, cioè, si vede com'è la situazione è questa. Bene, Valotti oggi, bel set a Valotti, riprendendo il discorso Moreo, 5. Io la vedo così, perché non fa quello che deve fare, cioè non fa la punta. Bene, oggi Mlakar 6,5, Tramoni 6, Veloso 5,5, tant'è che poi è stato sostituito. Marin bene. Oggi bene, Mari un bel 6,5 a Marin oggi tutto. Peccato poi, è dovuto uscire, vabbè, d'accordo. Però bravo Mari, ha fatto delle riprese, ha veramente giocato bene. Oggi mi è veramente piaciuto. Bene Beruat nella ripresa, Le verbe male perché viene brutalizzato da Verdi sul vantaggio comasco, quindi c'è niente da fare. Vabbè, Canestrelli 6, bene, e poi Steves 6, Nicolas 6,5, perché poi ha sventato, che poi ha parato, poi è andata la palla, è andata sulla traversa, insomma, quindi bravo Nicolas. Ripeto, sul gol nessuna incolpevole. Ecco. Quindi che dire, è cronica, no? La malattia è cronica. Cioè, abbiamo fermato l'emorragia, quindi l'1-1 ti ferma l'emorragia e poi niente, la problematica è sempre quella, è cronica, no? E non hai la punta, non hai chi te la butta dentro, non hai il finalizzatore, è quello che te non hai. Io non capisco perché poi non metta Masucci, io non lo riesco a capire, non riesco a capire il come mai, il perché non mette Masucci in campo. Questi sono i misteri, poteva giocarsi anche la carta agli Ozzi, insomma, alla fine, no? No, non è così. Poi le interviste sono uscite,
I ragazzi hanno dato tutto, i ragazzi hanno dato e non è sufficiente. Non è sufficiente. Evidentemente non è sufficiente se hanno dato tutto. Cioè, voglio dire, non lo so, non la vedo per giocatori del genere, non la vedo questo tutto. Cioè, non lo so, siamo contenti? Oggi com'è il bicchiere? Secondo me oggi il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo pieno, dalla ripresa in poi, perché nel primo tempo il bicchiere è mezzo vuoto. Quindi facciamo questi due distingui, e distinguiamo il primo tempo con la ripresa. Ok? Personaggio come Veloso deve dare di più, sicuramente dare di più. Moreau non è il suo ruolo, sicuramente nel suo ruolo di fare il difensore aggiunto, quindi per me non ci siamo. Per me non ci siamo, non ci siamo. Pareggiare, sembra di aver vinto chissà cosa. Cioè, ti hai fatto un pareggio, hai preso un punto. Quando te oggi dovevi, secondo me, dare veramente dimostrare che era l'ora, l'ora del cambiamento, ok? Quindi fare una bella vittoria, portarti a casa i tre punti, tanto più che giochi in casa, quindi andate a casa tre punti e dare veramente una svolta a questo campionato. Ma non, ripeto, per playoff, salite in Serie A, no, lasciamo perdere, cioè nel senso, per cercare di, o meglio, per mantenere la categoria. Io sono già contento a mantenere la categoria, quindi cercare di prendere i tre punti, cercare di dare una svolta, cercare di dare un'impronta, cercare di convincere la piazza. Ok? Questo secondo me era da fare oggi. Poi si scende conferenza stampa, sembra che chissà cosa abbiamo fatto. Cioè, io voglio dire, andiamo a valutare, vediamo, no? Come ho detto, la valutazione è questa. Hai fatto alla fine, hai tirato 15 volte, ok? Nello specchio hai tirato 4. Il Como ha tirato 12 volte, nello specchio ha tirato 2 e ha fatto una rete. Ha tirato 4 e ha fatto una rete. Quindi, che cosa? Ti manca il finalizzatore. Manca il finalizzatore, non c'è niente da fare, cioè ti manca quello che te la butta dentro, basta, ecco, voglio dire, non è che poi c'è da fare tante, spiace per la punizione, si è abbassata, non si è, punizione è andata male, gli angoli che batti sono inconcludenti, quindi io non vedo questo, abbiamo dato tutto, abbiamo qui, abbiamo là, su, giù, destra, sinistra, ma io cioè, non lo so, non, sì, ripeto, nel secondo tempo abbiamo visto qualcosa, bene, un tempo bene, ho detto prima, bene, però non è sufficiente, perché poi sei andato, sei sparito, hai fatto effettuati i cambi, non hanno poi insomma esaltato, Vignato non mi ha entusiasmato, cioè, voglio dire, quindi non lo so, un po' magari io vedo una partita e magari se voi insomma avete visto un'altra partita, io mi raccomando commentate sotto perché il commento è importante. Io per rispondere, insomma nel senso anche per darmi una regolata io, se magari vedo qualcosa di sbagliato in quello che dico, però insomma questo ho dato tutti i ragazzi, ma no, ora andiamo a Bolzano. A Bolzano prima dello stop, no? Quindi andiamo a Bolzano alle 14, poi c'è lo stop e poi abbiamo il Brescia in casa sabato alle 16:15, no, alle 16:15, sì, 16:15. Quindi non lo so, ecco, bisogna Bolzano almeno un bel pareggio. Si va avanti nella speranza di pareggiare, insomma. Questa è la situazione. Io non vedo questo abbiamo dato tutto, non lo so. Sì, ripeto, bicchiere mezzo pieno perché nella ripresa è fatto vedere qualcosina, ma secondo me ancora non è sufficiente, non va. Quindi quello che hai di disponibile in panchina, quindi gli Ozzi, quindi Masucci, grande Gaetano, secondo me, io non ho capito perché non lo fa giocare, io non lo so. A questo punto magari un'inventiva delle sue, capace che porterebbe magari anche a vedere qualche rete in più, non lo so, però io grande rispetto per Gaetano e secondo me farebbe sicuramente bene. Bene, detto questo, state attenti, mi raccomando, stasera ancora non abbiamo
non abbiamo ancora deciso l'orario di uscita del terzo tempo con Matteo, quindi mi raccomando, attenzione alle notifiche, va bene? L'orario poi lo vedrete, perché vi arriverà la notifica. E che dire, niente, io mi fermo qua, la chiudo qua, e niente, io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A più tardi.